possibile. Cos'è che non mi piace di Dark Souls 1? Non lo so. Una roba che davvero non mi piace di DS1. Non lo so. La culla non piace a nessuno? No, la culla non mi piace in effetti, però è effettivamente un boss diverso. Cioè, ha di positivo la culla, che è l'unico boss che affronti in quel modo. Per quanto sia una gimmick del cazzo, è comunque l'unico boss che affronti in quel modo. Quindi ha il suo fascino per certe cose. Tipo a Sara piace meno Seath della culla. Perché ha detto tipo, beh, ma almeno alla culla hai qualcosa da fare. Seath invece è run back lunghissimo per arrivare alla boss fight e poi è letteralmente uno schifo. Che è verino, dai. Seath non è proprio bello, eh. Vabbè, a Sara piaci tu, che opinione è? Diamo a Cesare quel che è di Cesare, Gothic ha ragione. Lingering di Smo. Vabbè, sì, chiaramente i bug non mi fanno piacere, Domenico, però... Cioè... Vado no. Però in DS1 c'è il taglio delle code. Non lo so, ci sono tante cose belle di DS1. Ne sono poche che mi fanno dire no, che schifo. Non lo so. Ah, ok, sì. Ok, c'è una cosa che non mi piace di DS1. Gli upgrade. Il sistema di upgrade di DS1 è un dito nel culo. È incomprensibile per i casual e ancora difficile da comprendere per i veterani. Quindi il sistema di upgrade. Questo è quello di Demons? Sì, no, quello di Demons è da malati totali. Cosa positiva è quello che è immune al fuoco, quindi viene inserita a caso nei poll per dare un senso. Sento un po' di astio. Madonna, ma sono tutti... tutti questi sbadigli, aiuto. Tira la cornice che diventa la run. Ah, ragazzi, io oggi ho intenzione di finirla questa run. So che non sembra da come sono andate le ultime due, gli ultimi due attempt, però vi giuro ho intenzione di finirla. Per voi chi ha vinto in quel poll? Ma come per voi chi ha vinto? Gothic, lo sai tu. Per me ha vinto che continuerò a farla esattamente come sempre. Perché i 5 minuti di setup non mi pesano. E ogni volta che vedrò una run fatta con l'accetta o con Dark Bead dirò, Dio mio, che schifo. E quel runner non sarà più degno del mio rispetto. Ero rimasto a pochi punti di vantaggio per lasciare tutto com'è. No, non c'era il lasciare tutto com'è, Gothic. Lasciare tutto com'è sarebbe fare come cazzo si vuole. Da fare quella gacca che nella Eni per guadagnare il tuo rispetto? Bravo. Markish si è abbassato, run invalidato. Really unfortunate. Ti prego, Cal, fallo. C'ho quella che col cristallo bianco. Non lo metto, guarda, non ho messo l'anello. Roll. Oh. Gothic palese comunque. Se metti l'anello della pietra... Tu lo mettevi l'anello della pietra rossa? Se lo metti non viene. Palese. Non chiedermi perché è così. Così e basta. A proposito, Gothic, come vanno le run? Io spammo prima lo swap e poi roll. Col giusto timing funge. Oh? Ma anch'io spammo prima lo swap. Che non supero ONS, non è safe il tempismo di ritorno con le loro aperture. Ah, perché fa il cheese? Non ho capito. Il cheese si fotte. Ah. 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 Ragazzi, è tipo il sesto sbadiglio. Taffa. Mi sono rotto. Scusami. Scusami, come go? Eh? Scendi, bro. No. Oh oh. Sempre Markish che dice che vuole vincere la run, by the way. Cadi. Scusatemi ragazzi, stavo giocando col cadavere di un non morto. Dai, guardate, era tutto buggato. È entrato nel muro. Che è successo? Ancora là. I wisdom to be wise. Eek. The peak. And a man. Oh, niente. And in kitchen you will know. You live. Era qui? Boh. Era quell'attacco lì che ho schivato adesso, su cui non ero sicuro prima. Salto. Sugar, sugar. Aha, honey, honey. Va bene. Volevo salire sopra le wooden planks, ma non fa niente. La run. Oggi brutta giornata, mi pare di capire. Yeah, hey, hey. Gargoyle il momento. Ah, god. L'early game di sta run. Dovevo vincerla ieri. Avevo meno scazzo di runnare ieri. Cambiamo playlist? Potrei splittarla dopo NS. Inizia ad essere tardino. A proposito, Addirittura, bro. Odio le mie mani di merda. Che succede, Bort? Buonasera. Insomma, partiamo bene. Comunque volevo andare a dare un occhio a qual era 146. C'erano 146 runner quando ho iniziato a runnare io. C'è i pot storti al 2. Oddio mio. Elden Ring gioco di merda, confermato. Sono tentato di fare un test. Posso? Vi dispiace? Oh god. Facciamo sto test. Ah niente, non posso farlo. Ciao Bobo. Va bene. Benvenuto. Grazie mille del follow, gentilissimo. Dio mio. Ma sì, prendiamo una stanima, che me ne frega. Non capisco, Domenico. PD sì, credo sia la bestemmia. Per quello che ha scritto Bort. E come procede con la Furry? Dio mio. Abbastanza bene, ma sono un po' stanco dell'early game, quindi oggi si vince perché basta. Forse la splitto tra l'altro oggi, perché devo cenare in mezzo. Errore. Graziato. Graziano. Graziella. Il maestro assoluto dei gargoyle, by the way. Sono io. Come altro dovrei utilizzati in questo prima di andare? Volevo disturbarti dal gioco. Va bene, Aniv. Tua sorella ho vinto. Aiuto, Galv. Dato un generatore di parole casuale. Beh, lo è sempre stato, dai. Che è successo, Galv? Racconta al tuo amico Marchino. Ghital Nameless per aver cannato il repost. Oddio. Oh, that's bad. Galvarn e gli Ghital Nameless, i migliori amici per la pelle. Non schivavo dal 2020. Che per cosa hai preso hit? Quale attacco? Il fulmine che sbatte a terra. No, vabbè, Galva. Non sei degno del mio rispetto, scusami. Senti, mi ha aiutato mentre l'avevo ancora in mano quel cavolo. Puschio murmureo. Bro, what the fuck? Fare un'altra run ma mi pesa il culo tantissimo, quindi guardo il grande Markish. Galve, lo so che tu non hai assolutamente rispetto per me e che mi odi, però guarda questa animazione. Andiamo. Senti, to, ecco, contenta? Era quello che volevi? Troia. Lava. Lava come lava, lava. Kaboom. E poi... Ma vai a cagare, va. Pure l'attacco in salto, mo. Incredibile sta Quelag. No, era qui. La gente mi guarda male, non capiscono che è una citazione a Dark Souls per Masterband. Lo so, Galvo, la vita è dura. La vita del runner è dura. Ciao Mark, come va? Sto per farvi venire il tunnel carpale, Jabber, tu? Tutto bene? Hai visto Luconi? PD1 pausa del campione. Ho iniziato una run rilassante su DS1, pure droppato la Black Knight Sword, la mia arma preferita, quindi sarà una run molto rilassante. La la. Bella la BKS. Mi pesa il culo, ok, del campione. Vi prego, parlate di qualcosa, ragazzi. Altrimenti mi viene davvero il tunnel carpale. Mi sto concentrando troppo sul premere tasti. Otto ore dopo. Ah. Ok. Le donne. Belle, spesso. Antipatiche sempre. Trapani. Trapani esplode. Subito dopo Taranto. Per combattere con la spada come dovresti fare? A parte così. In che senso, Luconium? Combatterla normalmente è facile. Il problema è che stiamo facendo solo l'arma di Quelag, quello che c'è scritto in cima alla tabella, che è la Quelag Fury Sword, cioè la spada della furia di Quelag. E quindi prima di averla possiamo usare solo consumabili per danneggiare i nemici e pugni. Quindi la scelta è o la facciamo così o la facciamo a pugni. E onestamente preferisco farla così. Timone digitale, tuono, curva. Scegli tra questo argomento. Timone, odio le barche, non mi piacciono molto, ragazzi. Ma come? Sì, mi piacciono i treni ma non le barche, può essere? Le navi pirate sono fighe? No, non mi piacciono neanche quelle. Fa schifo il mare, vero? Non mi piace il mare, non mi piacciono le barche. Non so perché, onestamente. Non saprei dirvi perché non mi piacciono le barche, ma non... Fanno un po' schifo le barche, non so, mi fanno un po' schifo. Come ci vai a mare? Huh? 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 Scusami, se hai bisogno di una barca ci sei già al mare. Non confonderti con la spiaggia. Huh? 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 Non ho capito. Eh? Huh? Barattare degli smeraldi. Oh. 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 Beh. Cazzo sei dentro. Gal. Fai l'enderman? Non mi ricordo esattamente come fa l'enderman. Mi ricordo quando colpisci che fa tipo. Quando muore l'enderman arrabbiato. E il Ghast? Ciao Fixon, va tutto bene, non preoccuparti. Stavo imitando un Ghast di Minecraft. Se fai il Pigman ti do 0 euro. Qual è il Pigman? È più un pig e basta questo. Ma sei uguale. Sì, sì. Identico. Hashtag identico. Serve una nuova emote, Gal. Però ho visto fare il chierico belva. Scusate, basta. Smetto. Non lo sento. Ma quanto hai giocato a Minecraft? Un bel po', Domenico. Un gatto quando gli schiacci la coda? Vabbè dai, no, non proprio, su. Gatto quando gli schiacci la coda è peggio. Cos'è che gli devo lasciare oltre a questo? Ah, la cacca. Ah già, devo toglierla da qua. Un potere terrificante potrebbe togliere l'udito a tutta la... Gal. Ho fatto gazzada. Non serviva l'umanità gemella. Assolutamente nessun... no. Zero. Zero. Utilità. Zero. Vabbè. Non verremo maledetti, ragazzi. Whatever. Entrerò in bocca a Seath. Piribaba, piribiribaba, piribiribaba. Che pezzo è? Non so perché lo riconosco. Pinout Team. Ah, Pinout. Non è un tipo un giochino. Ma è un giochino per PC. Ora tocca ai versi di Hollow Knight. Non li conosco abbastanza bene. Però vi posso fare i versi del vendor di Piante contro Zombie. Entro io te li faccio. Wimbitron 2. Ah. Papanada. Iron Golem. Per Lawrence incasinato. Eh sì, Lawrence è un po' difficile. Però è un po' come il chierico belva. Che è un po' lo stesso anche di Amelia, insomma, dipende. Più 6. Il migliore è l'orfano. Quello è difficile da battere. I tizi di Resident Evil 4. Non ho giocato a Resident Evil 4, quindi... Sì, bro. Prendilo il tizzone. Cioè, mi devo... Ma sei troia. Fa spaventare così. Più 6, uccidi Andre. Così. I'm sorry, Andre. Today you'll die. Andre? Andre? Non l'ho preso neanche una volta. Meraviglia. Un forastero! Metti l'host sotto, è perfetto. Aspettiamo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Così non si staggera, easy. Le host che vogliamo, giorno 4 in cui Markish non risponderà al messaggio. Prego, hai detto merda di Gianni Drudi? Lavati la bocca con la varechina, Galvarn. Non che era merda? Comunque era un mal di testa continuo per i mod e il song request, motivo per cui è stato tolto. Boink. Vero, Galva, anche quello. Wolf ha vinto. Aveva perso la run prima al Nest. Ha iniziato un'altra e l'ha vinta. God, quanto sono fiero. Che Giga Stacy che è Wolf. Era anche tentata di fare Deathloop, cambiare gioco. Invece la chat l'ha convinta, anzi si è convinta da solo e da sola e ha detto: col cazzo ragazzi, finiamo la run. L'ha finita davvero. Se ho capito non ha perso, ma come non ha perso? Ho messo troppo poco per un'altra run? Un cazzo di Resident Evil 2. Beh, una run di Resident Evil ti dura 2 orette qualcosa. So solo che ha vinto. No, non credo ci abbia messo poco. Passate 3 ore. 2 ore. 2 ore. Sta, ma lo so, chiedi Carlo. Oh, can you not? Beh no, sicuro prima aveva perso, scusami. Sono abbastanza certo che avesse perso prima. Ha proprio preso danno? Beh, ha alt F4ato il gioco, quindi... cioè... I mean... Ho sbagliato, non ho più talismani. Vabbè, fa niente. No biggie. Sono qui a giocare a nascondino col Mimic per un po'. Ma che cazzo fai, bro? What the fuck? Quanto ha vinto? No damage. Ah! Allora forse aveva perso solo la no hit. Possibile. Perché io mi sono distratto prima che prendesse hit, però l'ho trovata senza il gioco aperto 5 minuti dopo, cioè 5 minuti prima della fine del gioco, però forse mi sbaglio. Può essere, eh. Stratiberica, stratiberica. Madonna, l'attacco in salto del serpente, quanto mi ha fatto cacà sotto. White arrabbiatissimo. Coprivo 2 centimetri della vita di Ornstein. Quindi stai attento anche tu, Bort, per la tua run. Urca. Cioè, se ci sono boss in double trouble, Bort, stai attento. Da diventare come le olive. Sì, ti seguo. Schermo conta. Ah, boh. Ah, boh. Non chiedere a me. Che merda. Un po'. Per la prima in Italia. La prima in Italia, va bene, va bene. Wolf, ma l'hai vinta adesso la run, immagino. Yes, ah, ok. Ok. Appena vinta, troppo forte, ragazzi. Grande Wolf. Ciao ragazzi, ciao, ciao, benvenuti. Congratulazioni, Wolf. Mi sono fatto soffiare il posto di prima in Italia con Claire da Wolf. Cioè, capite ragazzi? Capite quanto siamo messi male? Da Wolf. Io non lo so. Hai visto? Suca, suca, su. I calzini? No, come i calzini? Che c'entrano i calzini, mo? Scusa. I calzini sono per DS1. No, ti prego cadi. Ti prego cadi. Dai, so che vuoi cadere. Vabbè. Wolfgang is better than Markish, tutto vero. Forza Sardegna. Fixon, se sei ancora qui, se non ricordo male, sei della Sardegna tu, giusto? O comunque vivi in Sardegna? C'è una runner sarda qui che ha appena vinto una no damage hit di Resident Evil. Volevo fregarti? Per cosa? Ah, per i calzini. Abito in Sardegna. Vabbè, niente, ancora congratulazioni, Wolf. Scappa a mangiare, lascio l'urcone pazzo sgravo. Buona pappa, ancora congratulations. GG. Ho vinto, yes. Grande, Wolf. Troppo forti, amici. Team italiano troppo forte. C'è niente da fare. Tornato, we are clean so far, nice. Yep. Had to restart a run because I had 2 active and I was unsure about a dodge. So, stupid me. It's fine though. Che nomi simpatici che avete in Sardegna. Scusami White, se non ti è troppo d'intralcio riesci a fare copy paste oppure me la rileggo io, scegli tu, no problem. Devo andare a ripescare la chat però, perciò lo farò un pochino più tardi. Ok, noi bravi e carini nel produrle, attenti ai paesaggi e con tanto amore ci facciamo il nostro olio strabuono. Paura che si stia parlando della Spagna, amici. Come questo timore. Poi però qualcun altro ne produce industrialmente a vagonate, fregandosi nel territorio della qualità, esportandole intere per farci le conserve in salamoia. Mi sa che stiamo proprio parlando dell'Abstrat iberica, sì. Senti White, mi dispiace, mi sembrava simpatica come strat, va bene. Tutto qui. Fabrizio, immagino, benvenuto nella legione, grazie mille del follow, gentilissimo. We have a Wolfgang in the Spanish community. Yeah. I've linked Wolfgang's profile to her. And she was like, oh no, an imposter. Visitarla però, che facciamo brutta figura. Va bene. Tanto nella mia guida non c'è scritto niente a riguardo, quindi. Waglio! Hey there, Carlo. I've been told... You've been assigned one of my runs. Condolences, Carlo. Since they are so slow. Right? Also, we have Valyrel in the Italian community, who is challenging you for, like, unlucky things happening to her during her DS1 anniversary. Oh, for fuck's sake. Oh, for fuck's sake. Dude, please, just die. Forse oggi la run si è apparso lui. Just checked your no consumables. Oh, Jesus, yes. All the fucking strats. Dude, what? My strats are old? Do you know anyone that can do this? Huh? Huh, Carlo? Who do you know that can do this? Oh my god, I fucked up. That's fine. It was a little bit, you know, adrenaline and stuff like that. Didn't do the strat correctly. It's fine. It's fine. Also, like, I've been told there's a strat for this guy. Like, nobody told me, but I've heard it from Sebas, and I didn't really understand what to do. So, I'll just keep using this, and hope he falls. It's clean? My god, Carlo, you're so fast. What the fuck? Also, yeah, like, Sebas saying that I do that section... slowly, but then I do this stuff that's a bit monk-ass. I do understand what he's saying, but, like, I can't really throw bombs to these guys. Like, it's... to take ages. And also there's a guy up there, so... It's not really safe. I don't know, man. You criticized my strats so much. The second half of the game sucked in that run, okay? That's true. Distance PB? No. Distance PB è a Seath. White. Ieri sera. Lure the imps to the bridge and throw bombs. Yeah, I know that. It's just that, like, I would have to throw bombs from the left side, and I don't really have any, you know, anchor point for my crosshair. So, I don't know. I need to work on that. And honestly, I don't get paid enough. Also, like, I don't know what to do with this guy. Oh wait, I need to go do the weapon first. Right. So this is fine. What the fuck? Are you serious? It's outbreaking. Yeah. So the chat, if someone pinged me, do it again. Everything is gone. No, nobody pinged you. Like the last hit, Carlo, was her dodging, like, to the right of one of the kings. And somehow she got stuck into the elbow of the king during the swipe. And she got, like, pushed at the end of the hitbox. Like, of the attack. Like, that shit never happened to me. Like, how does that happen? It was funny, though. Like, no, it wasn't. Because, like, it was one hit away from Four Kings. And she's been doing a lot of practice on Gwyn. So, like, what? How did that happen? End of the sword? No, she didn't get hit on the... Like, so... Wait, let me play it for you in your head, okay? Here's Valyrel, okay, fighting the king. I am the king. Fighting the king. Then the king does the horizontal swipes, but the one from, like, above, you know, like the diagonal ones. And then, like, she does one horizontal swipe. Valyrel dodges on the opposite direction, which is completely fine. Then he does the second swipe, and she rolls and somehow gets stuck in the elbow and gets pushed with the elbow to the end of the hitbox of the sword. So yeah, that's the clip. Is that the one? I don't know. Maybe. But anyway, like... what? Never happened to me. And I figured I probably roll it a little bit differently from her. But it's something, like, minuscule. It's nothing that I would notice, honestly. I had to stay there and think about what would I have done, like, differently. And the only thing is that she rolls a little bit towards the king. Like, not completely to the right. It's a little bit diagonally. So, I don't know. Allora, a questo oggetto ne dobbiamo prendere 6 di questi. 6, 7, 8, 9, sì. E poi evolviamo la scimitarra con l'anima di Quelag. Ecco fatto. E poi potenziamo questa al P2. Vabbè, su. Ah, le frecce. Arrows. Need to get... I don't know, about 50 of those? Whatever. È la clip, Val, è quella di ieri sera. That's fucked up, yeah. That's confusing too. For me it was, at least. Sì, l'ho clippata. Ok. Like, she's been doing so well recently with consistency and stuff like that. And she always gets to the end of the game. But then again, stuff like this happens. Do you know how I threw my soul level 1 last week? Yeah, with the Dark Sign. Yeah, that happened to me too. I also told you on the Discord, I think. That happened to me too, and it was awful. I was like, dude, what the fuck? Why am I so stupid? But then again, you know, like, it's something you learn. At least for me it was. Like, I said, well, at least now I know I don't have... Like, I would never use the Dark Sign again, unless I am really forced to. Because I also fucked up my recent run with this weapon, because I started, like, popping humanities to get damage, like 10 humanities is cap. And then I got killed by Seath, because I had to, because I don't do Duke Skip. So, now I thought, well, maybe I should probably get the sacrifice ring, Ring of Sacrifice, you know? Like, that makes sense. Finished Ornstein with a firebomb? That's cool. Ah, qua non mi ricordo che livelli devo fare, però mi sembra 10 e poi tutto il resto qua 34, giusto? Come 33? 10-34. Devo fare ancora i Mimic, probabilmente. Anyway, I probably need a strat for this guy, but I'll probably use a bone at this point. Like, it makes a lot of sense to do this, probably. To do this, and then this. Oh, maybe he dies. Does he? Probably does. Yeah. Well, solved. Lost 10 plus runs to Duke Skip. I'm so trash, but I refuse to learn the other way. Dude, the other way is so easy. Literally the easiest thing you can do. You need to kill like 2 men serpents with backstabs. And I think 3 Crystal Hollows? Yeah. Duke Skip is life, dude. It sucks. But style and time. Oh, for fuck's sake. We're discussing today a clip I made some tries ago, trying to fighting Gwyn. I need some opinion on it. Do you mind if I put the link? No, that's fine. Should I go speed? Yeah, you also die a lot. Hmm. I mean, you could have hit him with the catalyst there. But I see, like, scary stuff. Oh my god. Oh my god! Dude, that's the most Monkai-esque thing I've ever seen. That is the most Monkai-esque thing I've ever seen. So what opinion do you want? Like, is it... I don't know, do you want to know if it was Monkai-esque? If yes, it was. Definitely. My best Monkai-esque? win so far. A shame that one wasn't run. Oh no. Unlucky. Would have been epic. Oh shit. I have the wrong ring. Fuck's sake. Also, like, Carlo, I'll show you the damage on this thing. It's awful. Like, it's awfully good. This thing is great. It sucks. It's, you know, like, you need to do a bunch of stuff before getting it. Terrorism or genius? That's amazing. For me, that's amazing. As long as you're hitless, it's great. Dude, great RNG to start off with. Thank you. You two are sexy today. Nah. Why would I? Oh, come on. Of course. Of course. Please, dude, just... Can you? Okay. That's fine. Yeah, the only thing I hate about this... is the range. It kinda sucks. I know it doesn't seem like it, but it kinda sucks. Oh, come on, what? Oh, please, don't. Oh, for fuck's sake, dude. Due centimetri di distanza, aspirapolvere su aspirapolvere su aspirapolvere su aspirapolvere. Ti amo. Ah! Get away! Modded weapon only category? I probably won't run that Carlo though. We don't do that here? No, yeah, we don't. It's fun. Like, I can see people running that. But... I just love the concept of, like, going for consumables until you get the weapon. Like, it's so hardcore. I love it. Thanks for the GG. Like, the weapons, there is no sense, so I think it just adds to the games. Yeah, I see what you mean. Then again... I think I'll do every weapon. Like, the only one that I can't do is probably Gwyn's sword. Or maybe... Well, I mean... How about consumables only? That's one thing that travels in my mind often. Like... I found something for Four Kings. But I don't know how to use it. So it's kinda useless right now. L'urco ceno? Sì, vado a cena anch'io adesso, infatti. So, Carlo, Wait, give me a sec. Okay, give me a sec. So, I want to know if I understood this rule correctly, because I keep thinking about it, and I try not to do it anyway, because I don't like splitting runs. But what if I have to go to dinner right now? Like, am I able to do this? Like, stop the run, show IGT at the end, in the load save thing. Then I can come back after dinner, start the stream again, as nothing has changed, show the IGT, and run again. I mean, I guess that's the point. But what if I decide to do something like play DS1 for a while, stop, show IGT, then come back after a week and do it again? Without after resting at the bonfire? Yeah, well, I can't really do that, right? Like, how do I do that? Well, I rest at the bonfire, then I quit out. That's the only thing I can do. I can't quit out during the bonfire sit animation. Stream later, tomorrow, whenever you want, and continue on stream. Yeah, that makes sense. So the only thing I can't do is, like, split runs offline. So, like, I do offline recording, and then another offline recording. That's big no-no. What I can do is do offline recording and then do the second part of the run on stream. And I don't... the thing I don't understand is how would you ask me for proof that the streams were consecutive? Like, what if I do a run and it goes bad, then I load the save state? Like, I don't get it. You can play other things in between, but not the run. Yeah. I see what you mean. You can do the first part offline. So, how can you tell that I didn't practice in between? That's what I'm asking. Like, if you want to ask for proof, like, proof may be asked that streams are consecutives, but, like, what would you ask, and how would I provide that? Trust and the barrier of doing this on live streams? So it's like making it harder to cheat? Not impossible, just making it harder? That's what you mean? So, like, I get that. I get that. Just confusing. Like, the last part of the rule, I just don't get it. Like, how would you ask for proof that I didn't practice in between, or that I didn't fail the run and load the save state with the same IGT? Like, that's the thing that goes to my mind. How would you prove that? There's no real way, right? Or am I stupid? I don't get it. Anyway. (1:17:04). Non troppo lento in realtà per ONS. Ci rivediamo dopo cena. Splitto, rientro, faccio vedere l'IGT, eccetera. (1:17:04). Pene apnea. Here we go. Allora, dobbiamo fare i livelli. Usare l'animalismo. E poi si va da Cirantola. Allora, stamina. Mina e waka waka e. Direi 15:40. Sì. Lord Vessel, girandola, eccetera. Nel dubbio mi faccio portare giù dall'amico. Ciao, NotButler. Come va, amico? Stai meglio adesso con il cambio di nome. Sono passato da Delia prima. Che stava a fare? Ma chi è NotButler? Ma perché è VIP? Cosa gli hai detto, cretina? Resident Evil 4? Me ne sono andato? Dio mio. Che permalosone. Sapete cos'ha di rotto in dove so io quest'arma? Il fatto che porca troia ha una hitbox tutta storta, un sacco in orizzontale. E perciò è molto facile colpire i muri. Fastidiosissimo. La white. Quindi solo per Switch mi consigli di comprare Minecraft o No Man's Sky? Ti devo consigliare se comprare Minecraft o No Man's Sky. Non lo so, Minecraft potrebbe... entrambi ti possono annoiare abbastanza facilmente in realtà, quindi ti direi... veramente boh. Veramente boh. Forse... forse ti direi Minecraft, se devo andare per il mio gusto personale. Ah, for fuck's sake. Panico. It's blacker than night. Run in fright. E hai mangiato? Ho mangiato poco. Fagioli e salamino. Vedi che le teste non si guardano? Sì, no, sì, White, sì. Si guardano. Il fatto che io non lo faccia non significa che gli altri non dovrebbero. Predico bene, razzolo male. Chiaramente. Porco. No, ma girandola bello, però. Proprio bello girandola. Cazzo, dude. Maschera della madre, of course. La mia cosa preferita. Dio mio. Ti ho detto che probabilmente farò anche sul tuo Telegram prendendone possesso. Colore che ti viene in mente pensando al futuro, stessa domanda per il passato, solo un colore, non accetto arancione che tende al rosso. Dude, arancione che tende al rosso, cioè nel senso, posso dire tipo bordeaux, se è un arancione, se è un rosso che tende al marrone, cioè nel senso, è comunque solo un colore, what the fuck. Azzurro futuro e arancio passato. Futuro... azzurro ci sta. Passato... grigio. O giallo. Forse più giallo. Tra o giallo o grigio. Ci devo pensare. Grigio. E per il momento ho ricevuto futuro quasi tutti azzurro, blu, un verde, un nero, un grigio. Passato giallo, arancione, marrone, nero, grigio. Ah. Figo. Perché abbiamo tutti quest'idea strana? Servirebbe un sample più grande di gente. Interessante come analisi, abbastanza, sì. Cosa ti tira fuori il NotButler? Colui che non è un maggiordomo. Quattro colori, che vuoi che dica fucsia? Beh, potevano dire rosso, per dire, ma nessuno ha detto rosso. E l'azzurro? Dici che è quello? Potrebbe essere. Il fu maggiordomo, esatto. Ciao Val. Ah, cazzo, non ho... mi hai ricordato che devo ricominciare a ricordare. Dove sono? Ok. Val, ti chiedo se posso finire prima la run e poi ti faccio entrare in vocale volentieri. Qui ho rollato perché ho fatto male la strat. Non stavi registrando? Per un certo secondo no. No big deal, though. Perché tanto la stream andava bene. In realtà io registro quasi solo se la stream va di merda. Appena inizia ad andare di merda premo insert, che è il tasto che uso per registrare. Se registro anche al di fuori di quelle circostanze è strano solitamente. Però devo prendere un po' l'abitudine. Nel conteggio dei colori credo... abuserò pure del team. Vai, vai. No big deal. Poi, cioè, grigio è piuttosto specifico per il passato, Galvo. O no? E se lo streaming io allora, a dopo, good luck, va bene Val. Scusami per sta cosa, però vorrei chiuderla perché mi sono reso conto che in early game... è un bel pene nel culo, sarà. Se fossi tipo, se stessi restartando, sarei stato molto più tranquillo ad averti in vocale. Però dato che ho già splittato, quindi già una cosa che solitamente non faccio, non voglio... esagerare con le cose strane. Hai capito Val? Ti ho dato della cosa strana. Come procede qua? Wolf abbastanza bene. Abbiamo passato la parte più difficile della run, direi. Ci stiamo ora dilettando nella seconda parte della run. Ah, Dio mio. Ma guarda te. Ti hanno fatto un comando in chat per farti capire, Andre. Capisce davvero un cazzo di inizio? Scus? In che senso? $9162. Nice. Ridimmi i tuoi colori. Grigio passato, azzurro futuro. Mantello copre tutto, non riconosco il mio gusto, ovviamente l'abitudine. Sì, sì, Carlo. Absolutely. Amici, colore della pietra, forza, forza. Puntate, puntate. Fate i vostri bet. Op, op. Fate i vostri bet, il colore della pietra, quale sarà? Forza, forza, abbiamo tutti i colori, viola, giallo, azzurro, rosso, arancione, arcobaleno, questo è quello più raro ma nevertheless può capitare, poi abbiamo il giallo, non so se l'ho detto, ne abbiamo un sacco amici, forza, forza, op, 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 bianca U, arancio. Attenzione amici, attenzione, attenzione, il colore è arcobaleno signori, vince il buon Mister Maggiordomo con una percentuale di probabilità meno alta rispetto agli altri, quindi complimenti, complimenti per gli altri che hanno perso, peccato amici, peccato. Altro giro, altro regalo. Mister chi? NotButler, Mister NotButler. Dove lo vedi l'arcobaleno? Ma è bianco. Le stelline che uscivano dal sasso erano l'arcobaleno. Tanto giallo me l'avevano già fregato. Lo vedevamo bianco anch'io. Non credo ci sia, ragazzi. Ah, era shiny. Non credo ci sia il bianco. Dio, ragazzi. Qua mi metti in RTSA. Era spudoratamente viola, palese. Vincitori morali. Barese. Esatto. No ragazzi, io aspetto l'RTSR ma non ho proprio sbatti. Oppure ci prendiamo più tempo per fare sta cosa. Tanto secondo me è meglio. Ora, mica per dire. Però dopo che fa un attacco, se io gli corro oltre, non è safe. So che non sarebbe il caso di fare dei... Chi l'ha detto nero, scus? Devo sapere chi è questa leggenda. Food, scusami, Aniv. Non ti nutrono. Yabba dabba doo. Fatto da... Che uomo questo NotButler. Preferivo Mister Maggiordomo, era più bravo in queste cose. Dio mio quanto late quella freccia. Pui. Non è mai esistito nessun Mister Maggiordomo. Ho raggiunto un grigio e non so cosa. No white, è giusto. Ricomincia la run, scusami Jabber. Mister Maggiordomo è un enorme effetto mantello. Chiedo scuso, Bat. Dio mio, Bat. Cioè, ti chiamano come culo col diminutivo, maggio. Anello del sacrificio, si gode, hai visto? Ah, Jabber, ho capito. Meglio Bat che Buck, vero. Impossibile darti torto. Sbagliato. Ragazzi, non state bene voi. Qua basterebbe farne uno alla volta, però chi cazzo me lo vieta di mettermi in RTSR e farli safe? Nessuno. Mi chiedo ragazzi se Sif dovremmo farlo... Con quale strat? Credo che userò quella da davanti invece che quella dell'attacco in corsa, sapete? Abuso. Vai. Sei mod, non chiedere. Meraviglioso. Ciao Ryuji. Duro arancione. Sei strano, Bear. Madonna, ragazzi, tra l'altro non one-shottiamo. Forse con l'attacco in corsa, sì. No, neanche. Non one-shottiamo i tipi qua. Porco. Sa che il P2 è un po' pochino. Seath sarà... Seath sarà interessante. Perché sono strano? Perché credo che nessuno abbia detto colori simili, no? Ci sono due titaniti del demone facili che mi sto dimenticando, ragazzi. Tipo. Ve lo chiedo. Adesso che Anor Londo è oscura, posso andare nella camera a prendere quei due là? Non ci ho pensato. Sì, Gothic. Cioè, non dovrebbero esserci cose strane, no? Da Anor Londo salendo. Dovrebbero essere gratis. Sbaglio? Ditemi se sono scemo, vi prego. Però tipo ce n'è... beh sì, sono gratis. Cioè, ad Anor Londo... Ad Anor Londo la chest me ne dà uno gratis. Scendo l'ascensore, ne un altro gratis e così faccio il +3. Però poi posso fare pure il +4 se non sbaglio. O sono scemo? So che forse è extra e inutile. Però... Cioè, sono lì, no? Proviamo. Cioè, non ci ho pensato io che dopo che ho fatto Dark Anor Londo poteva avere un gran boost di danno. Non... O poi era l'ultimo dei miei pensieri. Sono sicuro che non sia un mimic, però. Tipo, ce n'è una qui. Ogre fece il +5 ai tempi. Il +5 mi sembra dura. Perché ce n'è una qui, una qua sotto... E poi ce ne sono al massimo altre due giù dai cavalieri, no? +5 mi sembra un po' stranino. Ditemi se sono pazzo. Posso usare un osso? Sì. Vabbè, a sto punto. Ah, così il più 4 lo abbiamo, no? Sì. Cioè il più 3. Poi posso fare il più 4 con sta strada qua. Ma il più 5 mi sembra difficilissimo. Me ne mancano 3. Come faccio a fare il più 5? Tredici persone? E com'è la situa? Oh. Questo è vivo. Questo non è un buon segno, in effetti. Now that I think about it. No, questi sono vivi, boys. No, sono brave, ma non fino a questo punto. No. I'm sorry, but no. Nope. I'm done. Già il più 3 mi va benissimo. Sebas crying in the future. I don't care, dude. Solo per la maggioranza. Futuro blu, azzurro con 3 voti. Nero con 2. Passato grigio con 3. Grigio con 3. Giallo, arancione con 2. Vabbè, sembra più o meno tutto simile però. Kurimu che mi riraida il raid nel raid nel raid. Grazie Kurimu. Come sono andati gli archivi? Dobbiamo farli anche noi adesso. E me la faccio a piedi, perché se devo usare un osso ai 4 re poi non ce l'ho. Quindi cazzo. Non ho neanche aperto la shortcut, furbo io. Sebas crying in the future. Immagina routare le run. La culletta plim plim plon, dai. Ma stai facendo una run così scialla? Va bene, Patrat. Ciao, Cookie. O Revolver, una delle due. Allora, Seath. Archivi del Duca. Arcochi del Coca. Gli altri mi dicono cosa fare, cosa appare, cosa... Ah, già, vero, vero. Scusami. Me l'avevi detto. I forgot. Sto pensando tra l'altro che volendo io posso fare questo. Prendo un sacco di vantaggio dal non morto del cazzo. Forse non mi viene a rompere le palle alla nebbia. Or does he? Probably does anyway. Stiamo cercando di finire, ragazzi, una no hit solo con la Quelag Fury Sword, cioè la spada della furia di Quelag. E chiaramente non ce la siamo data all'inizio con cheat engine, ma ce la siamo guadagnata a pugni e consumabili. Quindi abbiamo dovuto fare fino ad Anor Londo con pugni e consumabili, compreso Demone Capra per avere il più 10 alla scimitarra. E poi abbiamo ottenuto l'arma. A pugni perché è doveroso, assolutamente. In questa run, tra l'altro, il PG è donna, quindi al massimo sarebbe il contrario. Un po' rischi sta cosa. Sono partito con solo una freccia. Molto, molto rischi rispetto a quello che faccio di solito. But who cares? Oppale, oppala, oppalì, oppalù. Sicuramente non sarà one cycle, Seath. Quindi vi godrete una bella fight di Seath lunghetta. Spero non troppo, però vedremo. L'ho fatto Nito? Yes. Se leggi nella tabella sai che cosa abbiamo già fatto e che cosa no. Greedy, un pochino tanto greedy. But who cares? Still hitless, so nobody cares. Dammi le anime. Anche. E 30 stamina, sium saboom, sim salabim. Sì, non credo di dover comprare niente, quindi Puggers. E poi si va al comune, per Sif. Viola futuro, verde passato, ullala. Altre risposte strane, viola è nuovo. No, non troppo nuovo, non credo. Sa che qualcuno aveva già detto... Ah no, viola era per i sassi, probs. Sì, forse hai ragione, viola è nuovo. Non è nuovo? Niente. Maledetto mai che mi fido di White. No, scherzo, bisogna sempre fidarsi di White, ragazzi. Il grigio per il passato sta spaccando tutto, è incredibile. Non credevo mai che la gente sarebbe stata d'accordo con me su una stronzata così. Il che è probabilmente ciò che rende molto valida questa indagine che sta facendo Maggio. Perché se tutti ci aspettassimo una risposta, probabilmente daremmo quella che ci si aspetta. Oggi ho cannato 2 volte, vaffanculo, non mi fido neanche di me stesso. La madonna, guai. Too much, too much. Marchi influencer dei colori. Yes. Un grande titolo. Siamo passati da i piedi a influencer dei colori. Insomma. Sono così confuso da colpirmi da solo. Sì. No, pare. Ah, Sif un pochino mi mette ansietta, eh. Lo do a vedere molto, ragazzi, che Sif mi mette ansietta. Spero di no. Cerco di trattenermi solitamente. Piedi colorati? Nuova run? Ammazzi Sif e non ammazzi il padrone? Ma manco per il cazzo, guarda. Darmi a fare il guardiano del santuario è l'ultimo dei miei pensieri. Si sente lo sgago nei Bandalonga? Ah, niente, allora. Mission failed. We'll get them next time. Via, let's go, forza. Insomma, però, Sif, sei partito malino, eh? Insomma, però, Sif, stai partendo malino, eh? Ah, yes, il range, il mio migliore amico. Proviamo l'altra strat. No. Big no no. Big no no da parte mia. Faccio un po' più di danno, con l'altra strat, però big no no. Bello. Nice. La la. Grazie GG. Quattro lul. Vamos ai 4 lul. Quante umanità abbiamo per Gwyn? Dunque, così siamo a 15, 15, 20, 2 umanità per Gwyn. Più 4 che danno i 4 re, quindi 6. E eventualmente, se proprio vogliamo, c'è anche Petrus che me ne dà altre 2, però non credo che lo faremo. Ragazzi, qui facciamo la strat un po' più speed o facciamo la solita un po' lentina? Strat un po' più speed non è tanto differente, eh. Si tratta solo di lasciare in vita qualche fantasma extra all'inizio del tutto. Se non ti preoccupa vai speed. Questa è una buona risposta, però io ho chiesto proprio perché un po' mi preoccupa in realtà. Quindi ora mi metti in difficoltà, cavolo. E allora lento? Sì, li ho già fatti tutti. Non dico di averli fatti tutti numerosi e svariate volte, ma... I Souls almeno 2 volte tutti li ho fatti, credo. Sì. Tranne Demons, non è vero. I Dark Souls, diciamo così. Dov'è il quadratino? Is this one? Is it this one? Maybe. It is. Ah, fuck. Dude, come on. Oh, for fuck's sake. Altri effetti? Spaventare i giocatori nuovi che si sentono male perché sono stati maledetti da un oggetto. Via! Diamo un occhio. Via. Strat speed. Ah! Non l'ho testato abbastanza. Mai più. Never again. Che è sta roba? Non lo so, White, non lo so. Avevo provato, testato, funzionava. Non so perché funzionava, ho provato lo stesso. Allora, lui lo uccidiamo, nonostante in altre run non l'avessimo mai fatto, perché è tutto molto più comodo. Devo stare dietro solo a un fantasma, quindi godo. Mark, no. Tranquilli, amici, tranquilli. Tutto bene. Don't you worry. Markish, don't you worry. Procede a fare la cosa più worrying della vita. Vedete, ragazzi, il mio problema è che io non vedo il fantasma. Ce n'è un altro qua che si aggra ogni tanto, ma io non lo vedo. E il fatto di non vederlo mi mette in panico, perché è già successo un'altra volta che io non ho visto un fantasma qua e ho preso hit. Uno è lì. Ma quello che va sopra? Chissà dov'è lui, ma... Ti prego, muori. No, ti odio, Ingward. Did you die? He did. Oh mio Dio, Mark! Ma questa strat! Ah! Lo so. Lo so. Vi capisco benissimo, amici, anzi. Forse capisco meglio io quanto odio fare le strat che non faccio solitamente rispetto a voi. Mark, ma perché le fai? Boh, non lo so, a volte... Cioè, tipo questa mi sembra utile saperla. Quindi mi ci sto impegnando. Scusami, scusami, Ryuji. Qui tipo c'era un fantasma molto close e non so bene perché. Who cares? Not my problem, honestly. Il mio gatto ti perdona? Grazie. Tu no, però. I guess that's the point. Ok, let's go. Ok, let's go. Musica a 0, concentrazione a 1000, pezzo di titanite da droppare. Tutto equipaggiato, let's go. Opla. Pim 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 pim. Per favore, niente proiettile. Grazie, amico. Prima volta che faccio i 4 re con sta roba. Oh, so close. Oh, please. I had a dream. Check. Dai, su. Avessi fatto il P4. Lo so. Lo so. I know. I know. I 2 re e mezzo? No, dai, mezzo neanche. Mezzo è un complimento. Occhidocchi, 62, sì, il livello 62, 39 stamina, 4 re fatti e mo si va al panico. Culla del caos. Non so se funziona così, Aniv. Greylock? You good? Finora non sono mai orto. Gli ortaggi fanno bene. Il doppio delle possibilità di pensare al sesso. Quindi automaticamente devono pensare a qualcosa. Giusto. All good, all good. Checking the route for the all main bosses with sorcery. Dude, I want to do that run just because I want to do Gothless Calamite. Obviously not melee. Like, it seems so good. I just want to try out that stuff. I love that strat. Che c'è White? Calamity in a BBG. Oh, all main bosses, sorry. I thought all bosses. I did do an all bosses base game with sorcery. Though... not great. Must admit. Not the best. I'd add the DLC? Hmm, I see. Would you do Gothless? Or... just fight him normally? Quote unquote. Well, I guess you could use... who was it? Flippy? I'm not sure who discovered it. Shilky? Maybe Shilky? That Calamite can't go into the water? Game is so dumb. Like, I mean, for sorcery, I guess it's useful. Because you can just chill in the water and spam Crystal Soul Arrow. And he'd eventually just die. I know he can do, like, ranged attacks, but they are not worrying as the melee ones. For me, at least. To be honest, I haven't touched the DLC since my casual run, when the DLC came out some year ago. Dude, what? What? This one DLC is so good. For the bosses. And Calamite Arena kinda sucks, but everything else is fine. I think it's... came out very well. It came out very well. Barely remember how to enter DLC? Yeah, that's bullshit. Shut up. Move your ass. Allora. E questo è un conto difficile. 12. Sono fortissimo. E ho un 4, ok. Stringi patto. Voglio una strat per il demone di titanite, by the way, ragazzi. Credo che mi ci metterò a farla uno di sti giorni. Non sto scherzando. Mi metterò lì a cercare strat per passarli oltre, perché non sopporto niente di quello che fa la gente. Adesso uccidila con la spada della sorella per le 5 umanità. Angie diventa cattivo se lo faccio. Not a bad idea, by the way. Potrei prendere anche quella petite. Quella petite arriverai già a 9, I mean. Temo di sì, sì. Vabbè, Angie è uno scarto umano, però, nel senso, non è che mi crei troppi problemi. Finché non muore e non escono i vermetti che sono il nemico più forte del gioco, direi che siamo ok. Però comunque... mia nonna ha più problemi. Lo so, lo so. Però dico, piuttosto, anima di Petit Londo e poi 2 umanità da Petrus. I mean, Petrus, credo di ucciderlo con una combo e basta. O potrei tenere le 9 e basta. Mi dà un'umanità la culla? To the Titanate Demon. He says it's ultra safe. I don't know. I'm all with the punch and run strat. Like running past him? Without doing anything? No, dude. I will never do that. I'd prefer to just die. I mean, if he has, like, a specific line in which he doesn't even have to roll, that's fine. Can you send it to me, please? Yeah, yeah, yeah. We want to see both. Like, white is very speed. Or at least pretty speed. So, he does like that kind of stuff. Thanks, Iriok. Also, yeah, there's no point in me picking up these souls. It's just my routing for this area that I have in mind. I do know it's useless. Bibo, bibo, bibo. Io non so se Sebas sa dell'armia run coi piedi. Non credo. Ho questa sensazione. Dovresti mettere il tag inglese? Non posso. O metto... ah, beh no, sì, giusto. Adesso posso mettere i tag che voglio. Vero. Alla fine te la cavi con la lingua? Sì, però preferisco che il pubblico sia principalmente italiano. Quindi non voglio pubblicizzarlo troppo, il fatto che me la cavi con la lingua. Sono così felice ogni volta che passo oltre sto coso, ragazzi. Also, I've heard, Greylock, that you guys have a strat for BOC too. I might be interested in that one. Need to check how consistent it is, though. Using magics? Really? Wasn't it like a just a strat? I thought Sebas said something about it during my verification. Like he said something like he doesn't know the location in which to stand to something like that. I'm not sure. What strat are you looking for? Melee? Sorcery? I'd have to check. Yeah, no, like, since I'm doing weapon onlys... Think mark... Fast strat? Oh. Well. I guess. I guess my mod knows, and I don't. Nothing out of the ordinary, though. This happens pretty much every day. I run games, and my mods already know every single routing and strat. And I stand here like a little bitch, asking for advice. Ooh la la. Hopla. Oggi BOC breve? Strano, stranissimo Bear. Bamboozled. Santuario delle gambe del fuego. Vado a prendere l'anima a Petit. Vede. What's the damage? Oh, okay. Wow. Oh. Interesting. Oh, wait. 362? Oh, okay, yeah, faith. Niente poesia? Oh? Ah... Madonna, White. Che cazzo mi tocca fare? Tocca andare a uccidere la waifu. Uccidi raccoglie osso? Sì, non mi siedo perché altrimenti danni. Tre perri? Mai fatto, Gwyn. Signor Butler. Il danno critico della scimitarra frega niente a nessuno, vero? 100, niente. Betto 3 perri. Vai, fai il bet. Fai la bet. Io betto... Sì, 3 perri. Sì, 3 perri. È stato ucciso da un invasore, unlucky. Also, Sebas said that this arrow is unnecessary. Is there any way to not aggro this guy without the arrow, though? Like, I use it to make sure I don't have to dodge any attacks. Like, usually I don't need to, but sometimes I do. No, I mean, it's just one arrow. He turns around. Easy game. You just run on the edge of the terrain. Like, he aggroes sometimes. I don't know why. Maybe I'm doing something wrong, I guess. Might be. Okay, guys. The song of choice. Let's go! Quelag's Fury Sword, no hit! World's first! Diamo fuoco? Ci diamo fuoco? Usciamo? Ci diamo fuoco? Facciamo il Nazgul. Che poesia. Nice, boys. GG. Troppo facile. Divisa in due. Divisa in due. Che non adoro come cosa. Ma non me ne frega niente. Ho comunque vinto. I don't care. Oh, GG boys. Ora si rifà per non dividerla in due. Vediamo l'IGT. 2 ore, 2 hours and 10 minutes. Maybe a little bit more. 219, that's fine. Quell'R1 perché? Mi andava. Calma.